Ditemi voi dove è andato il nostro Acciughino Allegri. Che mi interessa questa cosa qui. Mi interessa. Bene, a posto. Ok? A posto. Prima di tutto iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, ma soprattutto condividete che è importante per far conoscere un pochettino questo piccolo YouTuber che ha approdato in questa piattaforma per caso. Dunque, notizie Juventus, notizie Vlahovic, Dusan Vlahovic vuole intanto continuare con in Germania. Vuole continuare in Germania, ho letto, poi parlerà con calma con la società. Parlerà con calma con la società. Vlahovic su Thiago Motta si ritiene contento della scelta della società, ma questo ha detto ne riparleremo a tempo debito, con calma, con circospezione. Devo dire, io sinceramente, per gli europei, la nazionale contro la Spagna, mi dispiace a dirlo. E a pensarlo, l'Italia si è mangiata abbastanza gol, perché con l'Albania poteva fare meglio, non pensate al contrario, ma per il resto, nazionale, europei, infortuni. E ripeto, infortuni, perché questo è da dubitare e da pensare, perché ovviamente sperando e incrociando le dita, non speriamo che vada tutto bene, però con la nazionale, con la Spagna non sarà tanto facile, perché la Spagna ovviamente ce ne darà in campo, però dai, diciamo che bisogna essere fiduciosi, bisogna pensare positivo, bisogna pensare. Non so cosa bisogna pensare, ma va bene, perché tanto, a dir la verità, sinceramente, per carità, gioco l'Italia, è importante, però non c'è ormai quella voglia di tifare, soprattutto ovviamente. Pensando a noi tifosi juventini che abbiamo sofferto, facciamo un passo indietro, no, facciamo al contrario, anche se non si parla di nazionale, ma parliamo della Juventus, che per fortuna ci ha dato un pochettino di delusione sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto manageriale, che non uso tecnicismi, che per carità l'italiano è importante, però cerchiamo di parlare come è giusto parlare. Comunque, noi tifosi ormai siamo abituati al non gioco, lasciando perdere l'Italia, perché
No, non perché non è giusto parlare, ma tanto è presto per parlare. Con l'Albania è stata la prima partita, ma con la Spagna, ripeto, sarà molto, molto, molto dura. Perciò parliamo di altro e tanto, diciamo. Tra calciomercato e diciamo chiacchiere e diciamo tante parole che noi sentiamo tra i giornali, TV, di mercato, che la Juventus compra di qua e di là, ma intanto, intanto. Un pochettino, se Thiago Motta ha un po' di cose in mente, che ha voglia di cambiare mentalità, bisogna anche vendere. Bisogna anche vendere. E soprattutto noi facciamo fatica a vendere, perché visto che le altre squadre vendono, hanno profitto, incassano soldi e dopo vanno a comprare. Noi compriamo, noi loro comprano e tanto mi direte. Non c'è Allegri che dirige la Juventus, è Thiago Motta. Giusto, giusto. Però bisogna ovviamente, come classico delle cose, dargli tempo, però là bisogna sapere anche comprare e sapere. Le caratteristiche giuste per ipotetico gioco che vuole fare Thiago Motta, ma soprattutto di avere un progetto e soprattutto un obiettivo in orbita Champions. Bene, e che dire? E tanto, non parliamo di nazionale perché non c'è. Siamo ancora all'inizio. Calciomercato non sono competente, ma qualche volta dico la mia. Vediamo un po' cosa succede nei vari giorni, nelle varie settimane, ma soprattutto nei prossimi mesi. Mesi dove saranno settimane bollenti, settimane di scalpore e niente, è a posto. E che dire, ragazzi? Io vi esorto ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace e soprattutto, che è importante condividere. Condividete che è importante, va bene? Condividete che è importante, va bene? Ok, perfetto. A posto. Quello che volevo dire in questo video l'ho detto. Dopo, ditemi voi sotto nei commenti, ma soprattutto fatelo girare, fatelo condividere in vari social e niente, a posto. Dopo, se per caso qualcuno vuole iscriversi per chi gli va bene questo personaggio, a me va più che bene. Va più che bene, va bene? Ciao ragazzi, alla prossima e vediamo cosa farà Thiago Motta alla Juventus. Bene, e sarà una cosa molto lunga, ma risolutiva.
che ormai con la Juventus ci deve un po' risolvere diverse cose, soprattutto il carattere, soprattutto l'equilibrio di squadra, ma soprattutto l'intesa, tra giocatori, che almeno vediamo un passaggio decente, un sincronismo di gioco, che quello ci manca, e soprattutto tiri in porta, ma soprattutto un pochettino di precisione in più, perché non abbiamo giocatori scarsi, ma loro erano male allenati e male motivati da un allenatore che non c'era per questa squadra. Bene. Un'altra cosa. Ditemi voi dove è andato il nostro Acciughina Allegri. Che mi interessa questa cosa qui. Mi interessa. Bene, a posto. Ok? A posto.